Ricorda tanto quella per fare. Ciao a tutti e bentornati su Pro Kitchen. Io sono Luca Di Martino, il vostro chef. In questo video, ragazzi, vi farò vedere come fare una simil piadina facile e veloce che potrete arricchire con tutti gli ingredienti che più preferite. Però attenzione, fermi tutti. Fatemi una cortesia, ve lo chiedo gentilmente. Mettete un like sulla fiducia, attivate la campanella delle notifiche e venitemi a seguire su Instagram. Questi piccoli passaggi a voi non costano niente, ma per me sono davvero tanto importanti. Non vi rubo altro tempo e andiamo. Gli ingredienti di cui avremo bisogno oggi sono farina, sale, olio e acqua tiepida. Bene ragazzi, per prima cosa andiamo a mettere la farina dentro una ciotola. Aggiungiamo subito il sale, successivamente l'olio e poi l'acqua. Iniziamo a girare con un mestolo o una forchetta, un cucchiaio, quello che volete voi. Quando inizierà ad avere una consistenza che ci permette di lavorarlo a mano, allora il mio consiglio è quando si fanno gli impasti, aiutatevi sempre con un leccapentole. Mi raccomando, quando fate gli impasti usate sempre il parma. Assaggiate finché non vi diventa un composto liscio e uniforme. Perfetto, questo dovrebbe essere il vostro risultato finale. Adesso lo facciamo riposare 10 minuti coperto da un canovaccio lievemente umido. Perfetto, è passato del tempo. Vediamo che la consistenza è di quella che ci piace. Adesso dividiamo l'impasto. Ok, io l'ho diviso in 5, da circa 90 grammi l'una. E adesso con il mattarello le andiamo a far diventare belle sottili e belle rotonde. Com'è liscio questo impasto, ragazzi? Liscissimo. Vedete com'è bello leggero? Si vedono le mie dita in trasparenza. Vedete? Adesso padella e cosciamo. Vediamo che si scaldi bene. E andiamo. Vedete, belle bollicine. Guardate qua che roba. Ditemi se non sembra una piadina. E poi è super morbida. Ricorda tanto il wrap di quello del McDonald's. Vedi? Non si rompe e potete farla come volete. Ok ragazzi, come al solito è giunto il momento dell'assaggio. È buonissimo. Magari potete mettere anche un 7-8 grammi di sale. Scrivetemi nei commenti qui sotto se volete vedere a questo punto la piadina dello chef, che vi ho svelato l'impasto, magari facciamo una farcitura di quelle giuste. Tra le altre cose, provate a rifarle e taggatemi su Instagram. Solo per i pochi che sono arrivati fino a qua, vi faccio vedere un piccolo spoiler. Non posso farvi vedere di più perché è bello se vi tengo un po' sulle spine. Comunque, come vi avevo detto, avrei fatto altri esperimenti, no? Quindi, chi è arrivato fino a qui, scriva sotto nel video che cos'è, cosa gli sembra e cosa potremmo farci. Per il resto, ci vediamo domani con un prossimo video. E come al solito, se non ti è piaciuto, mastica.